Antonino Asta è il nuovo allenatore del Teramo. Adesso c'è anche l'ufficialità arrivata dopo l'incontro di questa mattina tra la dirigenza biancorossa e il tecnico originario di Alcamo, che ha siglato un contratto con il club presieduto da Luciano Campitelli. Un'accelerata improvvisa quella per l'allenatore e un accordo raggiunto nell'incontro romano. Era evidente che dopo l'ufficializzazione del nuovo direttore sportivo, Giorgio Repetto, per il diavolo non c'era più tempo da perdere e così è arrivata subito la fumata bianca. D'altronde Asta è sempre stata la prima scelta del sodalizio teramano. Lui aveva già in più di una circostanza fatto sapere di gradire la destinazione, che vuol dire rilancio dopo una stagione in chiaro scuro in Lombardia. Dunque tutto fatto, si riparte da Asta dunque dopo un'annata che ha visto tanti allenatori alternarsi con diverse fortune sulla panchina del Teramo, e da domani dunque inizierà davvero il nuovo corso, ma anche la possibilità di valutare tecnicamente la rosa a seconda delle esigenze del nuovo allenatore, che predilige un modulo 4-3. Ci sarà da capire quanti e quali elementi faranno ancora parte di un organico che per il momento vede molti giocatori sotto contratto e che probabilmente non rientreranno più nei piani tattici del diavolo, che dovrà anche abbassare drasticamente sia il monte ingaggi che l'età anagrafica. Probabile che una mano venga da quei giovani prospetti di Scuola Pescara che hanno già maturato una discreta esperienza in Lega Pro e che sarebbero pronti a sposare il nuovo progetto Teramo. Ventola e Polidori sono due nomi che potrebbero fare al caso del club biancorosso, la cui vera sfida sarà quella di rilanciare, grazie al nuovo allenatore, una squadra che dovrà avere una base solida per poter programmare un futuro più stabile.